la considerazione fatta dal sindaco coinvolge molto direttamente i lavoratori e considerato che esiste anche un rappresentante sindacale che mi ha chiesto la prova, chiedo a tutto il Consiglio Comunale se è disponibile a sospendere momentaneamente la seduta del Consiglio Comunale per dare la possibilità di intervento da parte del sindacalista. Quindi se siete d'accordo, sospendiamo la seduta e diamo la parola al sindacalista che ne ha fatto richiesta. Io vi ruberò soltanto due minuti perché ritengo che nella semplicità della posizione sindacale, che è tutt'una con la posizione dei lavoratori, si possa in qualche modo vedere anche come dire, una decisione che è chiara ed è trasparente. Noi riteniamo che in quelle aree c'è un impegno sottoscritto nel 95 e garante di quell'impegno è la stessa Presidenza del Consiglio. L'impegno è che su quelle aree il signor Lettieri deve fare un'iniziativa industriale con la ricollocazione dei lavoratori che erano impegnati nelle MCM. Noi siamo per il rispetto letterale di quell'accordo. Riteniamo che le difficoltà che il signor Lettieri sta avanzando in quest'ultimo periodo erano note sin da quando quell'accordo è stato sottoscritto. Sapevamo qual era la collocazione delle aree, sapevamo che dovevamo fare un progetto industriale e un industriale, come Lettieri lo sapeva, ha bisogno delle compatibilità ambientali. Noi ribadiamo e siamo certi che anche da un punto di vista tecnico le compatibilità ambientali si possono ricercare perché c'è la tecnologia che può far sì che lì venga ad esserci un'industria in sintonia con l'ambiente, in sintonia anche con quelle che sono le esigenze collettive della popolazione di Angri. Non è un progetto che va a devastare alcunché. Riteniamo quindi che lì bisogna semplicemente, per evitare equivoci, le organizzazioni sindacali domani non andranno a quell'incontro perché non hanno altre proposte da fare, né sono disponibili in questa fase a vagliare proposte alternative. La proposta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali è un'iniziativa industriale. L'iniziativa industriale, ripeto, è sottoscritta nell'accordo del 95. Domani una presenza a quel tavolo non si capirebbe di che cosa andrebbe a discutere. È evidente che se Borghini, se altre istanze, altre istituzioni hanno in qualche modo l'esigenza di vedersi, di confrontarsi e di fare una riunione, è evidentemente legittimato ognuno a farlo. Le organizzazioni sindacali non ci saranno perché non hanno nulla da dire al di là di quello che hanno ripetuto in queste ultime settimane. Ripeto quindi, la posizione è esplicita ed è chiara ed è semplice. Lì, per quel che riguarda il sindacato e per quel che riguarda i lavoratori, va fatta un'iniziativa industriale con la ricollocazione di tutti i lavoratori. Non siamo disponibili a ragionare di altre questioni, non siamo disponibili a rivedere gli impegni che ci siamo presi con i lavoratori. Riteniamo che le difficoltà erano note sin dal 1995, da questo punto di vista credo
che il percorso e la posizione del sindacato e dei lavoratori sia in qualche modo di una semplicità ineccepibile. Di conseguenza crediamo che la stessa riunione che domani si farebbe non potrebbe che far dire al sindacato le stesse cose che stiamo dicendo oramai da mesi. Vi ringrazio. Chiedo la parola. Io chiedo, no, io la faccio fuori consiglio, è una domanda che vorrei fare, ma la faccio a lui che è presente, ma per chiarire un aspetto che è venuto fuori durante questi incontri e durante i lavori del Consiglio Comunale e dalle notizie che abbiamo avuto. Io ho appreso che il sindacato, non da questo momento, difende l'accordo del 1995, per il quale deve essere fatta una lettura autentica rispetto alle cose che sono scritte in quell'accordo. Mi risulta che qualche mese fa, un paio di mesi fa, ed è questa la domanda che rivolgo al sindacato, ma per capire questo passaggio, c'è stato un verbale che ci è stato letto dal sindaco in questo consiglio comunale, sottoscritto anche dai sindacati, secondo il quale verbale si concordava che intanto i 140 lavoratori interessati dovessero trasferirsi presso gli stabilimenti di Salerno. Allora, mi sembra che ci sia un momento di contrasto tra la difesa dell'accordo del 95 e quest'ulteriore. Vabbè, Coppola, a me questo verbale, Coppola, io lo... No, ma vedete che noi dobbiamo anche capire, io vorrei capire, voi dite che non esiste, però intanto ce n'è stata data pure una copia in una riunione di capigruppo e credo che quelli che erano presenti, e tra l'altro credo che il sindaco ce l'abbia ancora questo accordo. Cioè, io vorrei capire, anche se voi non lo avete condiviso, chi lo ha firmato quell'accordo, perché comunque c'è. Coppola, per favore, ho fatto una domanda. Io poi, Coppola, tu, ecco, tu conosci come io come la penso su questo problema, però dico, tutti difendono l'accordo del 95 e non c'è sta dubbio, all'unanimità Consiglio Comunale, sindacato, però c'è stato letto questo documento e vorrei pregare il sindaco, se lo tiene sotto mano, di leggercelo per capire chi lo ha firmato, chi l'ha sottoscritto, dove lo hanno fatto e se quello è un impegno temporaneo, ha una validità. La risposta io l'avevo chiesta, la domanda l'ho fatta chiedendo la cortesia al rappresentante sindacale di darmi una risposta. Se poi mi dicono che non c'è, che non è valido, voglio dire, tanto di guadagnato, eliminiamo un problema. Quindi Coppola, io ho fatto la domanda per capire, non per metterlo in discussione, voglio dire, proprio perché mi aspetto che qualcuno mi dica che quell'accordo non esiste. Non so se il sindacalista vuole dare una risposta a quella che è stata. Signori, per cortesia, se volete che questo Consiglio Comunale non segua, dovete ascoltare, vi sarà data anche la parola per poter esprimere le vostre posizioni. Però dovete ascoltare come voi ascolterete voi. Voi se ritenete opportuno dare una risposta al signore Rodrigo Costa, consigliere da un altro parte.
in 30 secondi, io capisco il senso della domanda. Intanto come organizzazioni sindacali riconfermiamo che per quel che ci riguarda l'unico accordo che esiste e che ne richiediamo il rispetto è l'accordo del 95. È evidente che questa è una vicenda nella quale più volte abbiamo tentato di ragionare per accelerare i termini e i tempi dell'iniziativa industriale. Oggi però riteniamo, e lo dico in maniera più forte, più ferma e più esplicita possibile, che la posizione dei lavoratori e del sindacato espressa in maniera unitaria CGIL, CISL e GUIL è il rispetto dell'accordo madre che esiste per i lavoratori dell'MCM ed è l'accordo del 95. Chiudo. Questo accordo è un accordo che è stato siglato all'ufficio, mi pare, provinciale del lavoro. Credo che questo accordo sia superato nell'autorevolezza dell'accordo precedente, perché noi non possiamo fare un accordo in sede di presidenza del Consiglio, lo leggo subito. Le parti concordano di avviare contatti con il Comune e di aggiornarsi entro la prima decade di aprile e in più di ricercare eventuali accordi e consensi tra i lavoratori. Ora, scusate, io non voglio farla lunga perché mi rendo conto che stiamo in sede di Consiglio Comunale. Queste sono organizzazioni sindacali che si misurano con il consenso dei lavoratori. E noi rappresentiamo i lavoratori fin quando i lavoratori ci danno il loro consenso. Noi non vogliamo inventarci nulla di più. Il ragionamento, e mi assumo la responsabilità ovviamente di quello che dico, è che siccome noi abbiamo fatto un accordo e l'accordo è stato fatto in sede di presidenza del Consiglio, nessun altro accordo potrà disdire quell'accordo fatto nel 95 se non si ritorna in quella sede. E allora l'unico accordo che oggi per le organizzazioni sindacali esiste è l'accordo del 1995. L'unica posizione esplicita, chiara e ferma che noi ribadiamo ancora una volta, per essere ancora una volta, scusate se sono prolisso, è l'iniziativa industriale che bisogna fare su quei suoli. Io pongo io una domanda adesso all'amministrazione comunale e al Consiglio Comunale e chiudo. Io credo che questo Consiglio Comunale debba esplicitamente dire se è d'accordo con questa posizione assunta dal sindacato e dai lavoratori di fare un'iniziativa industriale in quelle aree, così come previsto in quell'accordo, oppure se non è d'accordo. Questo io credo sia, come dire, il pronunciamento ufficiale che deve venire qui questa sera da questo Consiglio Comunale. Qui le cose sono semplici, c'è una parte, il sindacato e i lavoratori, che dicono che lì ci deve essere una fabbrica, che deve farla Lettieri, così come ha detto nel 1995. Il Consiglio Comunale credo che debba dire se è d'accordo con questa posizione dei lavoratori e del sindacato oppure se non è d'accordo. Questo credo che siano in termini molto semplici le questioni. Grazie. Credo che il rappresentante sindacale non è molto informato sulle decisioni di questo Consiglio Comunale. E non più che dirlo a parole, abbiamo già prodotto gli atti. Il primo atto, esiste una delibera del Consiglio Comunale di qualche settimana fa con la quale abbiamo chiesto, il Consiglio Comunale chiede il rispetto degli accordi del 95. Poi sempre in Consiglio Comunale abbiamo all'unanimità espresso la volontà politica di non trasformare mai l'area in zona diversa da quella industriale. Anzi, preannuncio che di qui a qualche giorno l'amministrazione comunale,
sottoporrà a questo Consiglio Comunale una variante al piano regolatore, al regolamento edilizio, per evitare qualsiasi forma di speculazione anche negli anni a venire. Per cui già abbiamo prodotto gli atti in funzione di quella che è la nostra decisione, cioè chiedere il rispetto degli accordi del 95, e per quanto ci compete già abbiamo prodotto una manifestazione di volontà politica da parte di questo Consiglio Comunale, e nei prossimi giorni approveremo questa variante per non dare la possibilità a nessuno anche in prospettiva futura. Quindi ha chiesto di intervenire il consigliere, comunque per dare anche un metodo alla discussione: se nessun altro esterno al Consiglio Comunale chiede di intervenire, noi riprendiamo ufficialmente i lavori del Consiglio Comunale, sapendo che poi non potete più intervenire, chiaramente. Per cui se c'è qualche rappresentante di fabbrica, qualche rappresentante sindacale provinciale, può ancora chiedere la parola e sarà concessa. Quindi, segretario, nessun altro chiede la parola, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale.